Bene, buongiorno a tutti, bentornati. Qui Manuela Negro da Trading Room Roma per il nostro appuntamento quotidiano di lettura di mercati valutari insieme a Swiss Quote questa mattina. Mi potete dare conferma che si sente bene la mia voce, che si vede bene lo schermo? Intanto iniziamo a fare una serie di considerazioni dal punto di vista macroeconomico. Ieri è stato pubblicato l'indice ISM manifatturiero. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, che si è attestato ad un record da 2 anni a questa parte, è salito infatti a 54,7 punti rispetto ai 53,2 precedenti. Se guardiamo ai sottoindici, quello relativo ai nuovi ordinativi si è attestato a 60,2 punti rispetto ai 53 di novembre. Bisogna però fare attenzione in modo particolare alla componente dell'inflazione, che è rappresentata dal sottoindice dei prezzi pagati. Questa è fissata da 53,2 a 65,5 punti a dicembre, quindi ben al di sopra delle stime, che erano per un valore decisamente inferiore, pari a 53,6 punti. Si tratta di un record che è stato toccato dal giugno del 2011. Immediata è stata la reazione sul mercato del Forex. Abbiamo avuto un ulteriore rafforzamento del dollaro che ha accelerato ulteriormente al rialzo. Adesso andremo a guardare che cosa sta succedendo sul grafico. Per quanto riguarda l'Eurozona, ieri invece sono stati pubblicati i prezzi al consumo per la Germania. A dicembre questi sono saliti dell'1,7% su base annua, dopo un incremento soltanto dello 0,7% per il mese di novembre. Questo è un segnale particolare per l'Eurozona perché potrebbe in effetti iniziare una fase di fine della politica monetaria espansiva da parte della BCE. Molti analisti iniziano già a temere che nel 2017 si possa fermare il programma di acquisto dei bond, almeno appunto malgrado quello che era stato poi dichiarato da Draghi nell'ultima conferenza stampa. Un elemento positivo è stato anche l'indice manifatturiero per la sterlina, che ha toccato dei valori, l'incremento ha toccato un livello di 56,1 punti rispetto ai 53,6 precedenti, e questo ha dato una spinta ulteriore alla sterlina che è ritornata a rafforzarsi. Questi sono gli elementi intanto macroeconomici da commentare. Guardiamo l'agenda macroeconomica di oggi. Intanto alle 10.30, alle 10 abbiamo l'indice PMI dei servizi per l'Eurozona, alle 10.30 in modo particolare l'indice PMI per le costruzioni, il credito al consumo, le approvazioni dei mutui ipotecari per la Gran Bretagna. Alle 11 l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, il CPI, compresa anche il valore esclusa la componente volatile. E nella serata abbiamo alle 13 per gli Stati Uniti il tasso sui mutui a 30 anni, le domande sui mutui. Alle 20 abbiamo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del Comitato della Federal Reserve. Alle 21 le vendite totali di veicoli. Buongiorno, saluto Alessandro e Silvio. Buongiorno, che mi stanno scrivendo in chat, mi dicono che si vede, comunque che si sente tutto bene. Grazie e bentornati. Allora, diamo un'occhiata a questo punto al nostro portafoglio multidei. Allora, l'operazione su Audi NZD ieri poi si è chiusa, toccando il nostro stop che era stato già spostato in positivo sul livello di 1,0395. Quindi abbiamo contabilizzato un profitto dello 0,64%. Su GBP CAD lo stop è stato avvicinato sul livello di 1,6540. Anche qui dunque è stato. Buongiorno Oscar, ben arrivato. Anche qui dunque è stato spostato in positivo, attualmente abbiamo contabilizzato un profitto dello 0,43%. Il profitto latente è al momento dell'1,19%. Per quanto riguarda invece l'ordine su NZD CAD in sell limit, qui abbiamo spostato uno stop sui livelli di ingresso, quindi il livello di stop è 0,9341. Dunque stiamo rischiando 0 su questa posizione. Il profitto attualmente maturato, latente, è dello 0,56%. Per quanto riguarda i segnali intraday di ieri, l'unico cross che ci ha dato indicazione di entrata, che comunque vi avevo indicato tra i cross da monitorare, è stato il dollaro canadese. L'indicazione d'ingresso, la conferma, l'abbiamo avuta alle 17, l'entrata è stata fatta sul livello di 1,3430, uno stop a 1,3163, il target 1,34, pari all'1%.
Attualmente ho avuto un segnale questa mattina alle 9 sulla sterlina, un buy limit, un ordine pendente, un'entrata sul livello di 1.2256, uno stop a 1.2216, target 1.2296. Si tratta di un ordine pendente, se nel frattempo, prima che magari l'ordine possa partire, i prezzi raggiungono già il target, l'ordine va eliminato. Se l'ordine non dovesse partire entro le 4 ore successive, dalle 9, quindi entro le 13, anche in questo caso l'ordine va eliminato. In ogni caso, per poter gestire i segnali prima di mettere in macchina con un denaro reale, comunque i segnali che vi consiglio in queste sessioni, vi prego intanto di contattarmi per avere alcune indicazioni riguardo alla modalità di gestione, riguardo al risk management che dovrebbe essere seguito e anche alla modalità appunto di gestione della posizione una volta che magari gli ordini sono già entrati in macchina. Quindi sono a vostra disposizione per degli affiancamenti offerti da SwissQuote. Potete contattarmi all'indirizzo manuela.negro@tradingroomroma.it. Oltre al fatto che vi rinnovo l'offerta di SwissQuote a contribuire nella vostra formazione. SwissQuote vi paga infatti il 25% dei nostri costi Forex. Il costo Forex comprende, vi darà tutte le indicazioni necessarie per elaborare autonomamente i segnali, quelli che elaboro io, sia dal punto di vista multi-day che intraday. Beh, per quanto riguarda i cross invece da monitorare oggi, stavo guardando in modo particolare ancora il cross, la coppia GBP CAD per un'entrata in sell, GBP CHF per un'entrata in buy, USD CAD per un sell ancora, perché il movimento appare abbastanza veloce, quindi potremmo ancora monitorare per un ulteriore sell oggi, dollaro franco per un buy e dollaro yen per un buy. Non mi sento di escludere nessun cross in particolare, però vi consiglio di avere una particolare attenzione su NZD USD e GBP USD. Adesso vediamo sul grafico quali sono gli elementi da prendere in considerazione prima di effettuare una nuova posizione. Vi ripeto appunto i miei recapiti, potete prendere le mie informazioni di contatto, potete, vi ripeto, il mio indirizzo email manuela.negro@tradingroomroma.it. Ora passiamo ai grafici. Partirei in modo particolare, se siete d'accordo, dalla sterlina, il cross appunto sul quale intanto abbiamo avuto questo primo segnale d'ingresso. Vediamo che nel frattempo i prezzi sono sul livello di 1.2272, livello di minimo, vediamo che è stato ancora segnato, vediamo se riesco a vederlo, non credo che l'ordine sia ancora partito in macchina. Allora, vede la media, però non riesco a leggere intanto il valore minimo, comunque non dovrebbe essere stato toccato ancora il punto d'ingresso. Come vediamo, la tendenza sul grafico daily su questo cross è rimasta riconfermata al rialzo ieri, malgrado quella discesa. Le ultime ore hanno determinato una forza rialzista che quindi non ha portato gli indicatori a confermare un movimento ribassista, quindi attenzione su questo cross per questa particolare indecisione. Tant'è che vediamo nelle ultime ore, quindi noi non siamo entrati in posizione a ribasso su questo cross al momento. Lo stiamo monitorando sicuramente per intervenire non appena terminerà questa fase di correzione, però per il momento siamo ancora in fase correttiva. La tendenza da monitorare rimane ancora al rialzo. Attenzione, qui abbiamo avuto un nuovo minimo che, se vogliamo, è individuato sul pari livello di precedente, quindi non parliamo di un vero e proprio trend rialzista, parliamo di una sorta di rallentamento, di una sorta di congestione, motivo per il quale l'ordine che abbiamo implementato è un ordine con un target fisso pari ai 30, ai 40 pip. Di movimento relativo all'ATR sul grafico a 4 ore, quindi target fisso, perché da qui potrebbe e potremmo in questo caso monitorare, una volta raggiunta la nostra posizione, se i prezzi effettivamente rimangono sotto il livello di 1,2310, quindi rimangono magari in quest'area, quello potrebbe essere un segnale. Scusate, mi ho sbagliato il disegno, dunque.
Ecco, se magari i prezzi dovessero segnare un nuovo massimo, quindi noi magari prendiamo il target della nostra posizione e se i prezzi dovessero segnare un nuovo massimo, in questo caso al di sotto del canale, sotto il livello di 1,2310, allora quello potrebbe essere già un segnale di ripresa del movimento ribassista. Quindi potremmo valutare poi nella serata, a conferma da parte degli indicatori, l'eventualità di poter semmai rientrare in posizione short. Quindi attenzione anche nel momento in cui gestiamo, su questo cross in particolare, nel momento in cui gestiamo anche la posizione, qualora dovesse prendere il nostro livello di ingresso, attenzione ad avere un atteggiamento conservativo, per cui la posizione va salvaguardata con uno stop in pari il prima possibile, perché insomma potrebbe anche non raggiungere l'effettivo target, trattandosi di una fase in cui potrebbe iniziare una fase di movimento ribassista. Per quanto riguarda il dollaro neozelandese, altro cross sul quale insomma la situazione anche appare delicata, quindi l'avevo indicato di avere una particolare attenzione nella gestione delle posizioni. Al momento il dollaro neozelandese sul grafico daily, adesso lo possiamo andare a verificare, un po' qua, sul grafico daily ha confermato un movimento ribassista su questo, almeno che si sta formando, non ancora confermato. Il grafico a 4 ore ha però intanto determinato una spinta al rialzo che ha riportato i prezzi sul livello di 0,6945, quindi in realtà parliamo di una sorta di congestione. Su questo cross consiglio di fare particolare attenzione. I movimenti potranno essere validati soltanto al superamento, secondo me, dei due estremi del canale di congestione. Sopra il livello di 0,6950 per quanto riguarda l'operazione al rialzo, che dovrebbero essere seguite su scala intraday, e sotto il livello di 0,6894 per quanto riguarda la possibilità, quindi solo dopo un'eventuale rottura di questo livello di 0,6894 o 0,69, per un'eventuale poi possibilità di riprendere il movimento short. Per ora siamo in una fase di indecisione, quindi attenzione in modo particolare su questo costo. Per quanto riguarda invece l'euro-dollaro sul grafico daily ha riconfermato ieri un movimento ribassista dal massimo che è stato toccato sul livello di 1,0650-1,0654, però non sono intervenute in un'operazione multi-day perché, secondo le nostre regole tecniche, i prezzi hanno già compiuto il movimento per diversi motivi che abbiamo anche spiegato nel webinar di qualche giorno fa. Per cui non siamo intervenuti su scala intanto multi-day. La tendenza però da monitorare continua a rimanere una tendenza ribassista. Attualmente siamo in una fase correttiva, quindi siamo al rialzo, vediamo che i prezzi sono avvicinati sulla media a 9 periodi, vediamo che le medie hanno già incrociato anche qua a ribasso e quindi la conferma di un nuovo massimo potrebbe essere un'occasione per un nuovo ingresso. Io però personalmente consiglio, almeno io quello che faccio, è inserire un'operazione, un ordine eventualmente short, però con un target fisso che non può andare sotto il livello di 1,0370. Proprio perché il movimento ormai che è stato individuato dal grafico daily è stato in buona parte già realizzato e non mi aspetto un grosso movimento, se non prima termina una fase correttiva un po' più ampia anche dal punto di vista settimanale. Quindi monitoriamo anche la fine di questa settimana per capire insomma se potrà iniziare una ripresa del movimento short oppure l'inizio di una correzione rialzista più interessante. Per ora io personalmente mi muovo a piccoli passi. Attualmente preferisco una lettura ribassista, comunque con un target fisso. Per quanto riguarda il dollaro yen anche sul grafico daily ha riconfermato anche qui un movimento al rialzo, ma anche il dollaro yen si trova, quindi è stato confermato un nuovo minimo, se vogliamo, sul grafico daily. Il minimo sul livello di 116,91, 116,92, proprio di rimbalzo sulla media a 20 periodi. L'operazione poteva essere interessante da monitorare con un target fisso daily, però in realtà nei momenti in cui ieri abbiamo avuto la conferma, i prezzi hanno già toccato il massimo, hanno già toccato il target sul livello di 118,49, tant'è che poi nelle ultime ore della serata è iniziata una fase di correzione. Vediamo che la candela che si è chiusa ieri è abbastanza significativa da questo punto di vista. Ecco perché non ritengo opportuno intervenire su scala multi-day attualmente al rialzo. Per cui sicuramente questa tendenza comunque rialzista la dobbiamo prendere in considerazione per le nostre operazioni
intanto intraday, quindi comunque attualmente vedete il massimo qui non appena è stato, si legge molto bene sul grafico intraday, sul grafico a 4 ore, vediamo il rimbalzo che è stato già eseguito ieri sul livello di 118,94, un rimbalzo molto chiaro, vedete, quindi è stato toccato un nuovo minimo, quindi è iniziata una nuova fase di correzione. Attualmente siamo in una fase di discesa per quanto riguarda questo cross. Sicuramente il minimo potrebbe essere stato segnato qui ieri sul livello di 117,21, però non esclude, poiché siamo ancora in una fase, diciamo, di correzione ribassista da questo punto di vista, non esclude che i prezzi possano ritornare su quei livelli nelle prossime ore. Non appena terminerà la fase di correzione, e questo ovviamente dovreste poi avere una conferma anche dal punto di vista quantitativo, quindi con gli indicatori adeguati, non appena sarà confermato un nuovo minimo rilevante sul grafico a 4 ore, è possibile rientrare al rialzo. Come vediamo, io rientro e rialzo anche se i prezzi, insomma, si mantengono sul livello di 116,90, quindi comunque si rimbalzano su questo supporto. Naturalmente, se dovesse succedere questo, io rientrerei con un target contenuto, pari a una siepe. Se invece i prezzi rimangono nell'area in cui sono, possiamo valutare, insomma, la possibilità eventualmente di rientrare anche con un doppio target, puntando, diciamo, un primo target pari a 117,90, quindi i prezzi magari qui rimbalzano, ecco, nell'area della media 20 periodi. Diciamo che in quel caso sarebbe anche riconfermato il canale rialzista che abbiamo tracciato ieri, quindi in quel caso interverrei con un doppio target, uno 117,90 e 118,50 come secondo target. Quindi mi appare abbastanza interessante a questo punto la situazione e la configurazione grafica di questo cross. Pertanto è importante, per intanto una ripresa di un movimento rialzista più interessante, è importante che i prezzi si mantengono in aderenza alla media a 20 periodi e quindi in aderenza a questa trend line che abbiamo tracciato. Guardiamo anche il dollaro canadese, sul quale tra l'altro appare interessante la situazione, perché insomma si poteva anche capire e immaginare la possibilità di riprendere un movimento ribassista. Si poteva, usato il passato, perché come vediamo che dalla candela che si sta formando in questo momento il movimento già è stato realizzato, i prezzi hanno già toccato la media a 200 periodi. Quindi la vedo un po' difficile, probabilmente qui il target è stato già raggiunto, quindi a questo punto appare difficile riposizionarsi su questo cross. Vediamo che nell'ottica sempre di questa situazione di congestione, i prezzi comunque, la lettura che dobbiamo preferire è una lettura di basso. Quindi comunque rientriamo short sui massimi di questa, eventualmente sulla parte alta del canale di congestione, o comunque non escludiamo la possibilità che possa poi essere ripreso il movimento ribassista e che quindi magari i prezzi vengano a segnare un nuovo massimo in aderenza alla media 20, quindi magari al di sotto di questo canale che abbiamo tracciato, in quel caso possiamo intervenire. La modalità per me di intervento in questo caso sarà una modalità con un target fisso, perché comunque vediamo che la media a 200 periodi potrebbe fare da supporto dinamico e quindi potrebbe respingere i prezzi. Valutiamo in questo caso la possibilità di intervenire, la congruità dell'operazione. Se nel momento in cui abbiamo la conferma in relazione ai livelli in cui ci troviamo in quell'istante non dovesse essere, insomma, adeguato intervenire perché non viene rispettato il nostro rapporto rischio-rendimento, allora a quel punto vi consiglio di aspettare un movimento più interessante che magari potrebbe partire dopo la rottura della media 200 periodi. Quindi in quel caso aspetteremo, non interverrei io personalmente, di solito normalmente il breakout non lo, un'operazione che non eseguo su scala intraday, la eseguo solo su operazioni più interessanti dal punto di vista multiday, quindi non entrerei sul breakout della media 200 periodi, piuttosto semmai aspetterei appunto il successivo massimo, quindi se vogliamo il successivo pullback, per poi rientrare al rimbalzo. Quindi anche su questo cross attenzione per quanto riguarda le prossime ore. Guardiamo il dollaro australiano ieri ha ancora riconfermato la lettura rialzista, abbiamo anche un incrocio di medie e sono usciti i prezzi dal canale di congestione in cui erano intrappolati, hanno superato il livello di 0,7220, vediamo che siamo in una bella spinta appunto rialzista, dove i prezzi hanno già segnato, se vogliamo, un massimo
un livello, non chiamiamo ancora massimo, perché il massimo ancora non è stato confermato, guardandolo anche graficamente si capisce bene che i prezzi potrebbero ancora continuare a salire, però i prezzi hanno già toccato un livello superiore rispetto al massimo precedente, quindi questo va a riconfermare un movimento al rialzo, un movimento long. A questo punto anche qui dovremmo attendere per poter intervenire che i prezzi intanto correggano e quindi segnino un nuovo minimo. Se questo minimo dovesse essere segnato a ridosso della media a 9 scusatemi, a 20 periodi, in questo caso, quindi sopra il livello di 0,7220, avremo una conferma ulteriore di una forza di questo movimento e quindi a questo punto potremmo già intervenire considerando il canale che abbiamo tracciato come un canale di target, quindi potremmo anche valutare la possibilità di inserire un doppio target. I prezzi infatti potrebbero riprendere la strada verso la media 200 periodi, quindi verso il livello di 0,7310, 0,7311. Quindi questo potrebbe essere. Comunque in ogni caso, anche se i prezzi dovessero a questo punto magari rallentare nel movimento, riscendere giù, risegnare un nuovo minimo nell'area in cui erano in precedenza, quindi sempre nella parte bassa di questo canale, la lettura che comunque è da preferire è una lettura rialzista. Naturalmente in quel caso il target sarà contenuto perché una correzione di questo livello, quindi dove i prezzi ritornano sul minimo precedente, potrebbe essere l'anticipazione di un inizio di movimento ribassista, quindi magari il massimo che potrebbe essere segnato successivamente potrebbe essere un massimo inferiore e riprendere quindi una fase di discesa. Ecco perché in questo tipo di operazione io rientrerei con un target molto contenuto, proprio per lasciare spazio al cross di eventualmente poi segnare il nuovo massimo e capire che tipo di movimento potremmo magari seguire in un secondo momento. Quindi, in ogni caso, su questo cross attualmente la lettura da preferire è una lettura rialzista. Guardiamo l'ultimo cross che ci rimane da analizzare, è il dollaro franco. Anche il dollaro franco ha ancora confermato un movimento long dal punto di vista daily, anche qui per la stessa identica maniera i movimenti degli altri cross, il movimento è stato ampio per cui ha già raggiunto un target. Si vede anche in questo caso che i prezzi hanno rimbalzato sulla resistenza di 1,0311, dunque siamo in una situazione attualmente in una fase di correzione, sebbene la lettura appunto da preferire è ancora una lettura rialzista. Anche in questo caso, attualmente vediamo che i prezzi dall'altro pare che si stiano muovendo in aderenza sulla media a 20 periodi, quindi pare che abbiano rimbalzato, pare perché ovviamente questa si tratta, è ancora una candela in formazione, quindi non abbiamo un'indicazione certa riguardo, dobbiamo aspettare la chiusura. Comunque, se i prezzi rimangono in quest'area, rimbalzano, qui possiamo intervenire con un target che potrebbe intanto essere il livello di 1,0311. Io interverrei con un'operazione abbastanza stretta, quindi con un unico target, e poi, semmai in un momento successivo, valuterei la possibilità che i prezzi possano rompere questo livello e quindi un successivo pullback mi darà poi l'opportunità di reintervenire magari con un target più ampio. Sempre su scala intraday, perché su scala multiday dobbiamo aspettare una correzione più importante prima di poter nuovamente intervenire. Quale potrebbe essere l'elemento che potrebbe mettere in discussione questa lettura? A mio avviso, intanto già la rottura del livello di 1,0220, quindi se i prezzi dovessero rompere questo supporto, quindi vediamo che qui coincide anche con il minimo precedente, quindi rompere, violare il minimo precedente, tra l'altro passare al di sotto della media a 9, a 20, a 50 periodi, quello potrebbe essere già un elemento da monitorare con attenzione. Non è sicuramente un segnale di ingresso short per un'operazione di questo tipo, però sicuramente eviterei sulla conferma del minimo di rientrare al rialzo, ma piuttosto aspetterei il successivo massimo. Se i massimi, appunto, del massimo dovesse essere inferiore rispetto al precedente ed essere riconfermato con una nuova rottura di livello di 1,0220, allora in quel caso quello potrebbe essere l'occasione per rientrare al ribasso in direzione della media 200 periodi. Quindi questo sarebbe l'elemento che intanto mi spingerebbe a non intervenire intanto al rialzo, ma a guardare il cross con occhi ribassisti. Se invece i prezzi rimangono ancora in quest'area, quindi comunque rimbalzano su questo livello, allora ancora la lettura da preferire per le operazioni intraday è una lettura long, naturalmente con un target molto contenuto, pari all'ATR sul grafico a 4 ore, un'operazione secca, veloce, abbastanza conservativa, io comunque la farei su questo caso.
Bene, credo a questo punto di aver guardato tutti i cross. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Per qualsiasi domanda potete scrivermi al mio indirizzo. Ritorneremo operativi al 100% nella prossima settimana, quindi ho un po' di mail alle quali devo rispondere, me ne scuso. Comunque dal lunedì 9 gennaio provvederò a dare tutte le informazioni che mi avete chiesto in merito ai segnali. Grazie a tutti e ancora buona giornata di training.